ciao a tutti! Allora ragazzi, siamo in un parco fantastico dove ci sono tanti animali meravigliosi. Volete scoprire quali? Sì. Elena, glielo facciamo vedere? Sì. Oh, guardate! Ci sono dei dinosauri! Mamma mia ragazzi! Questo è... cosa? Dove? Questo è un titanosauro. Chissà se è a grandezza naturale o no. Andiamo giù. Attenzione ragazzi, subito all'ingresso c'è il più grande dinosauro, il più famoso, il più bello di tutti. Eccolo qua ragazzi. Ragazzi, il re dei dinosauri, il T-Rex. Mamma mia. Wow. Che roba. Vai. Enea. Ragazzi, questo è il T-Rex, il più grande dinosauro della preistoria. Vedi, ogni dinosauro ha la sua descrizione e qui dice: Tyrannosaurus Rex fu uno dei carnivori più grandi e il suo aspetto terrificante ne fa a buon diritto il re dei dinosauri. No, Enea, esci subito, uscite. Se c'è la corda c'è un motivo, vero? Andiamo, Enea, vieni. Sai cosa possiamo fare, Enea? Possiamo fare una cosa molto carina. Ci sei? Vieni qua. Aspetta, dai. Tocca il tiranosauro. Lo abbiamo preso per la coda. Wow. Vai, tocca. Hai toccato? Sì. Una cosa molto bella del parco è che ti spiegano anche tutti i periodi dove sono vissuti i dinosauri. Ed è molto molto interessante ed educativo. Allora, è un labirinto. È vero, c'è un labirinto. Allora Enea, prendi tu la mappa, guidaci. Dove andiamo? Andiamo la mappa. Verso di là. Qui. Di là, via, andiamo di là, vai. Guardate ragazzi, questo parco è veramente immerso nella natura, bellissimo. Allora, Enea c'ha già fame. Allora, come vi dicevo, questo è un altro cartello di un'altra era dove sono vissuti i dinosauri, nello specifico una specie di calamare fa tutti i pesci. E il dimetrodonte, questo lo conosciamo, molto bello. Andiamo! Olle! Cosa? Tengo io? Ok. Cosa abbiamo qua? Pterigotus anglicus. Gigante. Ammazza, questo era un tipo un gamberetto. Lo scorpione. Uno scorpione dei mari. Guarda qui cosa c'è qui sotto. Qui. Ci picchia. Guarda qui, c'è un calamaro. Pensa se sei in mezzo al mare. Guarda il calamaro di prima. Eccolo, vedi? Il riflesso. Togliti. Oi, che c'è? Hai visto i dinosauri? Qual è quello che ti è piaciuto di più di tutti per il momento? Qua che cos'è? Ci sono le piante, ti piacciono le piante? Tato? Enea? Dove andiamo adesso? Dai che ci devi guidare. Ma che fai? Ma già mangi? Mamma mia, 5 minuti veramente siamo stati qua e già mangia. Allora Enea, com'è questo parco? Ti piace? Bello. Hai visto? Oh, subito abbiamo visto il T-Rex, È il tuo preferito? Ma è come quello di Jurassic World? Tipo? Wow! Allora qua c'è un'altra vetrina, secondo me ci saranno altri pesci o altri dinosauri del mare. Vero, no? Bravi! Sentite le cicale! Sentite! Wow! Chi c'è? Allora, qui c'è il Cephalaspis Lelli. Cephalaspis Lella. Eccolo qua. Quello è il Cephalaspis Lella. Questo sembra, sì, dai, sali un attimo. Sembra una rana pescatrice, vero? Ah, qua c'è un altro. Guarda! Un altro come quello. È qui qualche altro. Sì. Vediamo. Ah, eccolo, vedi, questo invece è il Coccosteus cuspidatus. Sai che questo viveva in America, vicino a dove vive Spider-Man, in Inghilterra e in
Asia, tipo in Siberia quasi, no? Sì, proprio in alto dove fa freddissimo. È un carnivoro, è un pesce carnivoro. Davi, hai mangiato i cracherini? Avete fatto merenda? Enea, a giudicare dalla gente che si ferma, qua ci sarà qualche dinosauro. E infatti c'è un Eriops Megacephalus. Dimmi. Ci sono dinosauri. Sì, dinosauri. Wow. Allora, vediamo qua. Sono tutti nomi in latino comunque. Se non lo conoscete, quando ci sono le S finali, le M finali, Eriopus, Megacephalus, Megacephalum, così così, in genere è la lingua latina. Guarda che lucertolone! Mamma mia, ma è... Certo, tu immaginati, Enea, no? Che tu vivi nella preistoria, cammini e invece di vedere le lucertoline per terra, così ti vedi questo coso qua. Eh? Guarda, è gigante, eh? Sapete che in questo parco ci sono anche gli uomini primitivi, quelli che hanno vissuto insieme a questi dinosauri, che non è vero perché secondo me non viveva nessun uomo primitivo, però è bello pensarlo. Lui è un coccodrillo? Non mi sembra un coccodrillo, però sì, insomma, dai. No. La faccia sembra un coccodrillo. Va bene. Dove vai? Dove vai? C'è il dimetrodonte, questo lo conosco. E infatti in latino si chiama Dimetrodon grandis. Ma io pensavo che era uno, ma sono tre. Ah, ma è bellissimo. Guardate che cresta che ha sulla schiena. A che serve? Per salvarsi dal sole del mattino, deve essere così attivo prima degli altri vecchi. Ah, tu pensa. Andiamo dagli altri dinosauri. Dagli altri? Sì. Poi. Allora, abbiamo scoperto che questo dimetrodonte abitava vicino all'Italia, in Germania, quindi dobbiamo parlare in tedesco, ok? Vai, digli. Atvansteiger, it's Atvansteiger. Vale. Dimmi. Ma di pista lui. Sì, sta. Noi gli diamo un cazzotto. E voilà. Qua si mangia e si beve in continuazione. Prego. Fornisca acqua e. No, Enea, cosa stai facendo adesso? Ancora, ma goditi il percorso di questo parco della preistoria. Altri augiauri. Allora, volevo fare una considerazione, Enea, dimmi se tu la pensi come me. Cioè, il fatto che sia tutto, cioè tutto questo verde un po' incolto, no? Non è bello, perché sembra proprio come una volta, cioè se avessero fatto dei giardini curati con i fiori non sarebbe stato realistico. Infatti questo parco secondo me è molto bello per questo motivo, perché sembra di stare proprio in mezzo a un percorso nella preistoria vera, capito? Quindi secondo me è bellissimo. Allora, qui abbiamo il Moscops capensis. Certo che potevano mettere i nomi a, cioè il moscope, guarda che strano, mamma mia. E ce l'abbiamo qua, eccolo qua, il moscope. Enea, non devi oltrepassare il recinto, cioè ci sono i cartelli, perché sennò esci subito immediatamente, brutto mascalzone. Sennò moscope, attacca, attacca. Non devi oltrepassare il recinto. Oh, moscope, attacca. Ma è vero o è finto? Finto. Come è finto? Perché? Perché è arrivato un nemico. Io pensavo che erano veri moscope. È arrivato il meteorite che l'ha ucciso. Oh, Ale, non mi dai il caffè. Guarda com'è massiccio. Porca miseria, ragazzi. Che roba, eh? Sai che questo qua assomiglia a lucertolone. Ehi!
Allora, sai che questo qua assomiglia al cattivo di Spider-Man? Di... sì, perché c'ha la testa che gli assomiglia. Non lo so perché, ho pensato a questa cosa. Forza, ripartiamo! Un altro pacchetto di cracker. Allora, mangiamo sempre. E allora ci fermiamo, facciamo pranzo, ci mangiamo tutti i cracker, tutte le merendine, tutte le cose. E poi ripartiamo, eh. Oh, Enea, pensa se fossimo veramente nella preistoria, no? E a un certo punto, ehi, Enea, a un certo punto vedi gli alberi che si muovono e senti... e esce un T-Rex e ti mangia un orecchio. Secondo te ti mangia l'orecchio o ti mangia tutto? Tutto. Tutto? Ma... una boccata così? Porca miseria. Era una domanda. Ecco, è arrivata l'intelligentona. Ehi. Guardate ragazzi, c'è una cosa interessantissima che non c'entra niente con la preistoria. Guardate che ragnatele che ci sono, come sono fitte. Chissà dov'è il ragno. Mamma mia, guarda. Guarda che dici, ci sono le formichine che rimangono intrappolate e poi il ragno se le va a mangiare con... Eccolo! Eccolo! E glielo là dentro, guarda. Ammazza! Wow! È bello grande, questo è vero ragazzi, eh! Probabilmente c'era già nella preistoria il ragno, eh! Attenta tata, che c'è il ragno che ti pizzica! Pizzica! È lì dentro, dentro al buchetto lì. No, adesso mi sa che ci ha sentito e è andato via. Cioè guardate, è pieno pieno di ragnatele, oh, incredibile! Possiamo tornarci, sai quando? Ad Halloween! Perché è pieno di ragnatele e ragni, e quella è una cosa tipica di Halloween. Qui ragazzi abbiamo l'Enostrancevia, era il predatore ai vertici delle catene alimentari dell'epoca e possedeva una dentatura varia con due coppie di poderosi canini. Ah, andiamo a vedere. Dov'è che viveva? In Asia, in Russia. Eccolo. Ma qual è? Quello sotto o quello sopra? Ah no, quello sotto. Bravo Enea, sì. Eccolo. E sopra? Sopra abbiamo uno Scutosaurus. Lo Scutosauro era un grosso e lento erbivoro con una testa corazzata. Wow. Io l'ho visto, ma quello... mappa. Allora guardate qua, ci sono anche degli animali veri, non preistorici, ovviamente. Wow. Adesso vanno a mangiare. Sotto cosa c'è? Non riusciamo a vedere, ma sotto al fieno dove stanno mangiando ci sono altri animali. Andiamo a vedere. Ecco ragazzi, guardate qua, che caprone, ma tu sei un caprone, guarda. Guarda, guarda che mangia. E qua c'è una capretta, guarda. Ciao. Guardate che mi faccio. Che fai? Sì, ma non gli puoi da mangiare. Ma che è? Che gli hai tirato? L'aria? No, il vaccino. Guarda che capelli, che pelo lungo. Piccolo! Caprone! Piccolo! Ehi, bevete? Che fate? Bevete? Ti piacciono le capre? Oh, che poppa! La poppa! La poppa! Queste di qua no? Queste di qua? Da vicino? Eh? Wow! Qua, ehi! Quella cosa rotta, ah sì? Con la corna rotta? La corna, vedi? Ciao! Oh. Vuoi questo? Povera! Ciao! Come hai fatto a romperti le corna? A me mamma mi diceva, quando ero piccolino, non saltare, se no cadi e ti rompi le corna. Ma sei piccolo, piccolo tu.
Ehi, che buona. Per fortuna che è nata adesso e non a Pasqua, se no. Cosa fanno, tata? Guardate ragazzi, ti do da mangiare. No, no, no. No, amore, l'erba. No. Un po' lunga però. Vai, vai. Allora, così sembra che i bambini sono in gabbia. Invece di qua, tac. Piccolina, tu forse bevi ancora il latte? Questa che lei beve il latte ancora. Lei beve il latte di capra. Perché è più. È più proteico. Capito? Ehi, ehi, capra, capra, capra. Anche lei c'ha qualcosa che non va al corpo. Sì, questa qua? Vabbè, ma perché quelle dovrebbero crescere, boh, tipo le unghie, no? Una cosa del genere, quindi magari gli è venuta storta. Non si sa. L'asinello sta facendo la cacca. Uff, eccolo qua. Hai visto? Ancora? Oh, pulisciti, dai, prendi la carta. Piccolino, ah, piccolo piccolo l'asinello. Luca, l'asinello mi ha cacciato il dito. Ma veramente? Dai, procuriamoci l'erba da dare ai pony. Che ma ce n'hanno un sacco lì in mezzo, guarda, infatti stanno tutti là, che non si muovono. Ehi, ma no, loro ce n'hanno tanta, ce n'hanno tanta in mezzo, non prendono quel ciuffetto misero che c'hai tu. Lo so. Allora ragazzi, noi abbiamo scoperto una cosa perché siamo sempre super curiosi, no? Lì sotto al tronco, quelli lì sono degli insetti, sembravano delle foglioline attaccate. Chissà che insetti sono. Guarda che roba! Sì, dappertutto! Ah, che storia! No, no! Vieni qua! No, no. Giro, giù, lo vedi? Andiamo, andiamo di qua, andiamo di qua! Qui sta che sì, vedi? Vedi? Ah, sì? Ah! Ah, tu dici l'insetto di prima? Eccolo! Ah, eccoli, sì, bravo Enea! Sono questi qua! Ma che insetti strani! Ma che cos'è? Prova a toccarlo col bastoncino. Ma si muove? È vivo? Può essere che è la pelle, qualche insetto che ha cambiato muta. No, non ci credo. Praticamente è il guscio, è la pelle di un insetto che ha cambiato muta. Praticamente, guardate. Guarda. Papi, ma sembrano delle api? Ma no, 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 perché guarda, mamma mia. Allora, attenzione ragazzi, qua se non mi sbaglio abbiamo dei tipo cervi, qualcosa, guarda che corna che c'ha. Cervo a primavera. E infatti, eccolo qua, cervo nobile. Wow, super. Allora, dopo l'area fauna protetta, come la loro la definiscono. Wow, vediamo qua, ci sono delle anatre. Oh, cavolo! Belle, madonna che pescioni! Vedi come sono tranquilli vicino agli uccelli? Se andiamo noi sicuramente scappano. È pulita l'acqua, ehi, fai piano. Ok, comunque riprendiamo il nostro itinerario verso la scoperta dei dinosauri. Andiamo. Ehi, dove vai? Oh, se becchi un dinosauro da solo? È un problema. Eccoli.
Questi sono i dinosauri dell'acqua, i plesiosauri. Wow. Ma che stai dicendo? Ah, i plesiosauri sono qua. Wow. Quale? Ah. Sì. Eh sì, eh. Guarda là. Oh, ma c'è il figlio là. Ammazza. Là c'è il piccolo. Eh sì. Fermi tutti. Fermi tutti. Perché c'è uno dei miei dinosauri preferiti di quando ero bambino. Come? Dove? Questo che non lo vedi? Io l'ho letto. Ragazzi, l'allosauro, questo assomiglia al T-Rex, vedi, però piccolino. Ah! Wow! Ah, eh sì, erano tutti così. Dove vai? Dove vai? Non si può oltrepassare. Lo stegosauro, Enea. Wow, lo stegosauro. Io sono veramente curioso di sapere se questi sono a grandezza naturale. Secondo voi? No, no. Perché il T-Rex mi sembrava abbastanza a grandezza naturale. Questo qui potrebbe essere pure. A parte che mi sembra un allosauro strano. Però vabbè. Vabbè. Sì che c'ha il collo piccolo. Ha il collo taurino. Wow. No. Pappa. Lui ha il collo. Le battute. Bello stegosauro. Bello. Chiama? Allosauro. Allo. Lellosauro. Eh? Come? Andiamo. Adesso, come si chiama questo dinosauro? Ragazzi, guarda che ciglia c'ha. Che? Guardate che ciglia c'ha. Hai visto? È vero. L'allosauro. Vabbè, andiamo ragazzi. Abbiamo trovato un altro spazio dove ci saranno sicuramente dei nuovi dinosauri. Lavinia, la nostra guida, ci guiderà. Questo come si chiama? Eh? Chi è questo? Wow! Bello! Ah, il velociraptor? Questo? Bello, no. Io voglio andare un po' su passeggino. Addirittura, come su passeggino? Ma siamo in un parco fantastico, guarda qua. Questo dinosauro, questo è bello. Fatto proprio bene. È il primo dinosauro del Giurassico scoperto in Italia, Saltrio Varese. Oh, questo è stato scoperto qua vicino. Wow. In Italia. Era qua questo. Wow. Questo si chiama Senago. Vabbè. Lavi, qual è il tuo dinosauro preferito? Tirannosauro. Wow. Questo potevo dare ai cavalli. Va bene, quindi lo portiamo dietro? È quello nuovo? No! Attenzione! Si vede la coda, ragazzi, guardate! Dietro a questi alberi! Wow! Guarda Enea come corre, va sempre avanti! Vuoi andare? Sì. Eccolo! Vai Lavi! Wow, guardate, questo è libero. Vai. Mamma mia, ragazzi. Vai, papà. Yeah. Allora, ragazzi, qui c'è il nostro caro e famosissimo amico Brontosauro. Eccolo qua. Guardate che roba. Ma è incredibile il Brontosauro. È panciona, mamma mia. Enea, dove vai? Lì. Mamma mia, guarda che sederone. Ehi. Allora sotto il sedere. Lavi, ti arrampichi sul dinosauro? Adesso ragazzi facciamo una pausa. Dove vai a fare pipì? Comunque noi ci mangiamo un bel paninozzo.
Bene, eh? Qui abbiamo l'ultimo dinosauro che è arrivato in questo parco, sì. Non è perché... vero, no, questa statua, diciamo, l'hanno messa da poco. E lui è lo spinosauro. Wow. Ammazza, che coda. Wow. Bella. Che bocca, ragazzi. Vedi? Stiamo raccogliendo le corazze degli insetti. Che roba. È troppo curiosa questa cosa. C'è un Jurassic Park dove invece del tirannosauro c'è lo spinosauro che si mangia tutte le persone e che mette paura a tutti. Molto bello, molto bello. E non poteva mancare un bel parchetto giochi. Wow. Sì. Certo. La linea sta giocando. Dove? Non lo sappiamo. Da. Ma dove vai? Guarda. Allora. Fa caldissimo comunque oggi, quindi ci siamo bagnati i capelli, a me non si vede perché ce n'ho tre, mentre... Ecco Enea! Ehi! Enea! Vieni qua, ci devi spiegare il dinosauro! Il citeratopo! Come? Il citeratopo! Citeratopo! Signore e signori, sua maestà il triceratopo! Siamo qua, che non ci vede. Eccolo qua, il triceratopo, che è l'antenato del rinoceronte. Eh? E basta! Mamma mia, adesso ha scoperto questa cosa. Oh. Ecco, dai, facciamoci il bagno direttamente allora. Eh? Basta. Dai. Guarda che siete tutto mamma mia. Che disastro. Ma sei un cavallo o un cane? Cosa sei? O un cavallo, cavallo. Sei un canallo. Eh? O un cavallomane. Sei impazzito, l'abbiamo perso. Si sono già stancati. E vabbè. In America hai esistito, sì. Allora perché ci sono tutti i pensieri? Se quello là è un T-Rex. La storia del T-Rex. No. Vedi, questo è un T-Rex. Lui è un T-Rex. Un po' vecchio. Ma mio primo è il tarbosauro. Ah, il tarbosauro dovrebbe essere simile a questo, sì. Allora turisti, come va? Bene, guarda. A questo animale, guardate. Siamo nel recinto dei Velociraptor. Scappiamo. Ma da cosa? Dalla puzza. Di che cosa? Del Velociraptor. Vero? Wow. Questi potrebbero essere così, dai, nella realtà, vero? Ti piacciono i Velociraptor? C'hai sonno, Lavinia? No. Oh.
grande. Eccolo qua, il Tarbosauro Batar. Assomigliava al tirannosauro, sì, è vero. Poi, insomma, a me sembra che c'ha la testa di un serpente, tipo. Dai, questo è il Tarbosauro. Guarda, guarda che braccette. Hai visto? È vero. Guarda che braccia piccole, 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 piccole. Che tirchio che sei. Mamma mia. È incredibile. Ma poi... Allora, i nostri turisti, ma che fai, Enea? Che fai? Dai, stai cercando il tesoro? Dai. Guardate qua. Qui ci sono gli uomini preistorici. Anzi, come eravamo noi una volta? Così. Come le scimmie. L'australopiteco. Che è successo? Eccoci. Ciao nonno. Ciao. Ciao nonno. Vedi? Così eravamo. Eccoli. Ecco gli uomini preistorici con le loro capanne. Ecco qua. Altri animali preistorici. Ecciu! Mamma mia, che starnuto, questo è bello. Questo è l'antenato della tigre, del leone. Questo già era un bel felino massiccio. Guardate lì come attacca quello specie di elefante. Che spettacolo. Ehi! Veramente? Ma questa è l'uscita però. Andiamo all'entrata, di là. Di là. Dai. Ma questo è un vero labirinto. Andiamo a vedere. Wow. È incredibile, guardate, hai visto? Questo è un labirinto tipo quello del Minotauro. Ragazzi, siamo nel labirinto, ormai siamo entrati. Rischiamo di non... Bloccateli! Sì? Aspetta, Enea, è bloccato. E allora? Dai, Enea, guidaci tu, dai, andiamo. Vai, 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 vai. Vai, Tata. Stiamo partendo. Secondo me è abbastanza facile. C'è un filo. Sì, sono le ragnatele. Ehi. Siamo sicuri che questa è la direzione giusta? Cavolo. Secondo me è un percorso dove adesso arriviamo all'uscita. Mi fai passare avanti? Secondo me è un percorso dove arriveremo all'uscita. Nel senso che non è che ti perdi. Anche perché guardate. Mamma mia ragazzi, sembra proprio che non ci sia. Ma no, magari là è mia. Che ne sai? Qui. Qua. Andiamo. Dai. Mamma. No. Andiamo. Andiamo. Lavi, 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 vieni. Vai, Tata. Dov'è l'uscita? Aiuto! Chiuso! Chiuso! Chiuso? Non mi gira la testa! Sì. Ah. Ma
Andiamo qua allora, dai. Ci siamo! Ci siamo! La uscita! Bravo Enea! Bravo! Ah. Eccolo! Pterodattilo! Ma quale lago di Como? Qui esisteva vicino alla Gilicom. Va bene. Il pteranodonte. Se vedi ci sono tutti No alpaca quello si è addormentato e poi sole. C'è quello piccolino altri dinosauri ragazzi non finisce più è gigantesco questo parco mamma mia. Ragazzi, abbiamo finito il giro, siamo stanchissimi, è vero? Però è stato bello. Lavi, ti è piaciuto? Ti è piaciuto il parco con i dinosauri? Eh? Troppo stanchi. Ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Enea che si scacola. Ciao a tutti!